inizia un'altra sfida di under tra Inter Navas e Arsenal. Palla sull'altra fascia per Barbatella, che non riesce ad attirare la sfera, quindi Pisano entra in aria e lo scavino va a battere Puca, cost to cost del numero 39 Ciccarello Junior. Supera il tunnel sacco per partire in velocità e questo cost di Ciccarello Junior che calcia solo per un attimo, quindi Gagliozzi arriva prima di tutti, sacco e la conclusione, c'è il pareggio. Gagliotti, palla larga per Barbatelli che supera guida, palla dentro, Pisano qui e tre di rigore, la risposta di Pofa, rischio di schioppa, 1-1, che ti porta c'è Di Martino, palla dentro al colpo di testa di Pisano, allontana per un attimo, anzi per due volte, cross di Esposito, il colpo di testa e la rete di Barbatelli. A te! La conclusione qui, la risposta di Puca, c'è tutto il mentato Fusiello, Pezzullo, Pisano, tiene il pallone in campo, mette il cross verso Fusiello che riesce a calamitare la sfera, gioca l'anticipo di Pierno ma riavere tutti Fusiello, driving già, è entrato, palla larga e c'è il cross per Pisano ed eccola arrivata la rete del 2-2. Il pareggio dell'Inter Navas, sempre con la rete del solito Pisano, palla lontana dalla difesa dell'Arsenal con Fusiello che però fa buona guardia, ottima corsa di 30 metri, difende il pallone dalla pressione di Pierno, lancia lungo armonioso verso Galletti, ottima la finta dell'Udine Esposito, largo per Pisano, si propone dentro il numero 21, Galletti! Battuto a poca, Inter Navas che ripassa in vantaggio, prima ha fatto l'assist, adesso la mette dentro, la rete di Galletti, 3-2 di Inter Navas, partita che sarà sempre più spettacolare, l'avevo detto, partita che potrebbe finire 4-4, questa partita pirotecnica, mancano ancora 600 minuti, Pisano con l'esterno dentro verso Galletti, Puca col piedone, qua lontana, Pezzullo, Giallo verso Fusiello che pensa anche al tiro, la palla dentro, cerca la rovescia di Pierno, Codordo a Barbatelli, la risposta di Di Martino e poi allontana presa dell'Inter Navas, Fusiello, palla in verticale per Pisano che si coordina per la conclusione, una difesa dell'Arsenal inesistente e Pisano può andare tranquillissimo per segnare la sua tripletta, armonioso addirittura con la spalla, Cagliozzi può pensare al tiro! Citando Massimo Tecca, che bellezza di Cagliozzi, 4-3 e manca un gol. Il tempo però è poco, può essere vicina la mia previsione del 4-4, iniziatissi bene tanto la punizione di Pizzello, la blocca Puca, può lanciare subito lungo verso Di Pierno che non ci arriva su questo pallone, Pizzello mette dentro verso Pisano che si coordina, calcia, Puca, Ciccarello aiuta ancora Puca, sontuoso come sempre questo portiere, va Di Pierno, si coordina malissimo e finisce così il triplice fischio di schioppa, vince l'esperienza, l'intesa dell'Inter Navas per 4-3 contro l'Arsenal, decide la tripletta di Pisano. Siamo qui con Cagliozzi, iniziamo purtroppo dagli sconfitti che però si gode la soddisfazione di aver segnato un bellissimo gol da 20 metri a sorprendere il portiere. Prima partita in questa nuova gestione, tracciaci un po' un bilancio, quali sono gli aspetti positivi e quali sono quelli da migliorare visto anche
il risultato finale? Vabbè, contando comunque questa impresa di oggi, è stata una partita buona, ma mancavano i ragazzi dell'Arsenal, veri mancavano, ma quelli nuovi hanno fatto comunque bene, è stata una buona partita. E niente, pure stato bello e basta. Ci sono, se lo degli aspetti da migliorare in questa squadra, perché ci sono stati tanti errori di imprecisione, soprattutto in mezzo al campo, anche concetti basilari. Bisogna migliorare al centrocampo e stare più compatti anche dietro. Ringraziamo Cagliozzi, gli diamo in bocca al lupo per il futuro, che ha giocato due partite oggi. Siamo qui con una ricca rappresentanza dell'Inter Navas, Capitan Ciccariello, Di Martino, Armonioso e compagni. Ragazzi, un'altra vittoria importante. Quanto è stata fondamentale l'unione di squadra contro una squadra inesperta invece come l'Arsenal? Sì, noi diciamo che dovevamo sicuramente giocare dai primi minuti ancora una volta meglio, tant'è che il ragazzo qua dietro ha detto durante la partita che stavamo dormendo, proprio testuali parole. No, per il resto poi abbiamo fatto una buona partita, peccato per i 3 gol subiti. Dobbiamo migliorare perché oggi c'era anche il rischio di perdere. Noi in queste partite dobbiamo vincere e dobbiamo anche avere la capacità di uccidere la partita. E quindi sono tutte cose che dobbiamo migliorare. Per fare un'analisi, anche se mi permetti, su questa stagione, diciamo che noi siamo partiti con un piede disastroso, perché nelle prime due partite lui diciamo che non stava al meglio, ma così come tutta la squadra abbiamo perso 7-2 contro i Galaxy, 8-2 contro il Napoli, Phoenix. Poi piano piano siamo riusciti a ingranare. Secondo me ha anche influito il cambio di guida tecnica, qualcuno probabilmente non sarà d'accordo, ma secondo me ha influito, quindi siamo stati molto bravi. Bisogna fare un ringraziamento quindi a Gaetano Ciccariello, a mio padre Valerio, siamo stati tutti molto bravi, quindi l'obiettivo adesso è cercare di dare il massimo in Europa League, provare chissà, pure a vincere, noi dobbiamo dare il massimo. Se invece non ce la facciamo, daremo il massimo in Conference. Facciamo dire anche qualcosa a loro a questo punto. Beh, voi ragazzi, un po' un giudizio generale sulla vostra partita, sì. Un pensiero da dire anche ai vostri compagni? No, secondo me abbiamo cominciato male e sicuramente potevamo fare di più in questa partita. Infatti dobbiamo sempre lavorare meglio e dobbiamo essere più forti dietro, che lì specialmente io in primis stasera ho sbagliato qualcosina che non ci possiamo permettere, perché appena caliamo un attimo l'attenzione diciamo che andiamo in difficoltà, quindi c'è da migliorare là. Per il resto è una stagione in crescente e in crescita e niente, si può fare sempre meglio. Tanto Di Martino se n'è andato, sì, ringrazio voi ragazzi, in bocca al lupo per il vostro futuro. Dici qualche parola pure tu. Work in progress, rimaniamo nel percorso. Continuiamo. Perfetto. Facile, semplice, sintetico, ma efficace. Conciso. Efficace. Buona fortuna a tutti voi. Grazie, ragazzi. Ciao.